Sono le 17:53 minuti, amici Italia Sì, ben ritrovati. Attenzione, questa è una storia molto importante, centrale, quello che sta per dire Nicola Mumoli. Nicola Mumoli. Eccolo. Buonasera Nicola, buonasera. Benvenuto sul nostro podio, un piacere. Allora, abbiamo sentito Claudio raccontare gli anticorpi monoclonali come la cura al Covid, cioè la medicina che risolve tutto. È così? Non è proprio così, perché è stata approvata in maniera straordinaria, perché i dati non sono ancora robusti. Cosa vuol dire? Questo farmaco, che è un farmaco, attenzione, è già usato da tanto tempo anche in altre situazioni, con ottimi risultati nella terapia oncologica, nella terapia reumatologica. Due anticorpi monoclonali hanno evidenziato dei risultati promettenti anche sui malati Covid. In virtù del fatto che ci sono dei piccoli problemini con il vaccino, non si può aspettare, questa terapia è stata approvata velocemente per dar modo ai pazienti che non possono fare il vaccino, ma sono, come ha detto la signora precedentemente, immunodepressi. C'è bisogno di proteggere questa categoria di persone, ma a tutti gli effetti è una terapia. Quindi in casi precisi, stabiliti, bravissimo, eccetera. Sono dei casi particolari, sono dei pazienti che hanno delle età particolari e poi hanno delle comorbidità. Cosa vuol dire? Sono pazienti fragili, quindi possono avere la somministrazione, coloro i quali che hanno il diabete mellito, l'insufficienza renale, delle immunodepressioni genetiche o acquisite, o a situazioni particolari come nei bambini può essere somministrata anche in coloro i quali hanno l'anemia falciforme. Ecco, ci sono dei casi precisi. Sa Mumoli, quando noi abbiamo saputo che Trump era stato ricoverato per il Covid e ci avevano somministrato una cura sperimentale, abbiamo pensato subito, allora questa è una cura che funziona, perché se il Presidente degli Stati Uniti danno questa cura, e insomma quello che sta succedendo confermerebbe questo. Però, uscendo da questo discorso, ci sono i vaccini, sono quelli, no, che devono risolvere la situazione. Attenzione, perché è un po' schivo Nicola Mumoli, ma lui ha fatto un qualcosa che è veramente un gesto di grande generosità, perché Nicola, posso dirlo, ha avuto il Covid. Sì. Adesso, in quanto medico, perché Nicola Mumoli è primario di medicina interna all'ospedale Fornaroli di Magenta, avrebbe diritto naturalmente al vaccino, come tutto il personale sanitario. Ma Nicola ha scelto di non vaccinarsi, sostanzialmente, consentitemi, di mettersi in fila alla coda, diciamo, del vaccino. Attenzione, non è un gesto qualunque, perché aver avuto il Covid non significa non poterlo riavere, specialmente per i medici che vivono in mezzo a malati di Covid, rischiano, ma lui ha scelto di mettersi in fila, in coda anzi alla fila. Perché? Dottore. Allora, devo precisare, Marco, sì, una cosa molto importante, è che il vaccino è fondamentale, e il vaccino attualmente è veramente l'unica arma che abbiamo per debellare il virus. Ok. Chi prende una malattia virale normalmente si immunizza per quella malattia, cioè produce degli anticorpi. Siccome c'è già l'evidenza, quando si parla di ricerca bisogna dire ricerca ancora non si cura, ci vogliono dei dati robusti, come nel caso degli anticorpi monoclonali o del siero iperimmune, ma i dati robusti in questo senso dicono che chi si è ammalato di Covid produce degli anticorpi neutralizzanti, quindi sì, mi impediscono di reinfettarmi, o altri tipi di anticorpi. E per ora abbiamo la certezza che per almeno 6-8 mesi tu sei immune dalla reinfezione, ok? Quindi cosa dico? Siccome io sono sano e forte, ho avuto veramente il Covid, sono stato anche molto male, però sono guarito, quindi la mia idea è stata quella di dare la precedenza prima a... considera che... A chi il Covid non l'ha avuto? A chi il Covid non l'ha avuto? Chiamo il contatore delle vaccinazioni? L'Italia sta andando bene su questo, sì, stiamo procedendo bene. 2.435.489 sì, vaccinazioni, questo il totale. Sì. Senta, dottore, diciamola chiara, secondo lei chiunque ha avuto il Covid dovrebbe
sparsi dopo il vaccino, sì, dovrebbe stare in coda? Io lo dico che noi siamo stati, gli operatori sanitari sono stati quelli a rischio veramente di infezione, e c'è stata un'alta percentuale di operatori sanitari, medici, infermieri, che si sono infettati. Si stima che ad oggi siamo in Italia 80.000, quindi coloro i quali sono guariti e si fossero messi in coda, noi avremmo potuto vaccinare, che ne so, una città grande come Siena. Sì. Tutti però, è importante, vacciniamo gli anziani, i fragili, capito? Questo è importante, però i dati sono sicuri, sono robusti, ma qualcuno potrebbe dire, ma tu che sei, hai questa grande responsabilità, perché io gestisco, sì, all'acme della pandemia ho avuto 9 reparti Covid, 270 pazienti, in subintensiva, poi se vuoi ne parliamo, sì, cioè, anche se ti vaccini o anche se hai avuto il Covid, devi mantenere la correttezza sociale. Quindi come mascherina, lavarsi le mani. Bravissimo, bravissimo. Noi, certo, cioè, io ho avuto il Covid, non è che vado senza mascherina, anzi quando entro dentro le stanze dei malati affetti da Covid mi bardo da disposizione nazionale e regionale. Un'ultima domanda. Claudia adesso ha avuto somministrati gli anticorpi monoclonali, ha detto mi sono sentita subito bene, eccetera. Per quanto, diciamo, lei sarà protetta da questi, immagino sia questa domanda, dagli anticorpi, allora, monoclonali, ci possiamo dare una stima? Allora, i dati, attenzione, questo è importante, perché gli anticorpi monoclonali sono terapia, cioè come se io ti dessi un'aspirina, ti proteggo in quel momento, ti curo in quel momento, ma non ti vaccino, capito? Quindi, ecco perché il vaccino, bravo, la via maestra. Quindi la protezione è breve, un mese si parla, cioè lei si deve vaccinare, è importante. Quindi una cosa è la terapia, una cosa è la prevenzione. Sa già quando si vaccinerà lei? Ancora no. Ancora no. Perché da immunodepresso dovrebbe avere una precedenza. Ecco. Vedremo, sì, ora. Grazie Claudia e grazie e complimenti davvero al professor Mumoli, grazie. Allora adesso torniamo al nostro composite, questa è una storia proprio carinissima. Vediamo un po', eccolo, si evidenzia,